Nome. Oro. Bitcoin. Presentatevi brevemente. Davvero c'è bisogno che mi presenti? Sono la riserva di valore per eccellenza, anzi sono sinonimo di valore da millenni. Vuoi dirmi che non conosci il detto "non è tutto oro ciò che luccica"? Sono il re delle criptovalute e la prima applicazione riuscita della tecnologia blockchain. Per dirla in modo semplice, sono il presente e il futuro della finanza. Perché sei considerato una riserva di valore? Beh, io sono stato la scelta dell'umanità per millenni. Fisico, tangibile, elegante, nessuno mi batte. Sì, sì, fisico e pesante. Io sono rapido, decentralizzato e soprattutto scarso, a differenza tua. E poi il futuro è digitale, baby. Ah sì? E quando internet smette di funzionare? Intendi se l'intera popolazione mondiale dovesse ritrovarsi senza internet? Beh, oltre che impensabile, non credi ci sarebbero altri problemi? Come affrontate l'inflazione? Beh, il mio valore cresce naturalmente. Inflazione? Io sono una protezione sicura. La gente sa che può fidarsi di me. Ma la sua quantità è variabile e inflazionabile. Io solo 21 milioni, mai uno di più. La scarsità è nel mio DNA. DNA? Certo. Intanto io non sono influenzato dai tweet. Touché, ma meglio influenzato che inflazionato. E poi quella storia fa molto più 2021, dai, stai sul pezzo. Quali sono state le vostre performance passate? Beh, da secoli io sono il posto sicuro per chi cerca stabilità. Il mio valore cresce gradualmente nel tempo, senza picchi strani o crolli vertiginosi, a differenza di qualcuno. Che noia, le mie performance sono molto più dinamiche. Chi ha investito su di me negli ultimi anni, anche di recente, ha visto crescite esplosive. Esplosive, certo, ma non dimentichiamoci anche dei crolli esplosivi. La stabilità non è per tutti. Intendi quelli che ho recuperato sempre in massimo 2 anni? Vabbè, che sarà mai. Sono molto contenti quelli che hanno saputo aspettare. Non per vantarmi, ma un più 1000% negli ultimi 4 anni, lui l'ha fatto? E sono stato clemente, non ho preso le performance da quando ero un asset solo per nerd. Dove posso custodirvi? Ma una cassaforte ci sono per sempre, nessuno mi hackererà mai, vero? Puoi portarmi in tasca, in una chiavetta o addirittura nello smartphone. Io sono ovunque tu voglia. Cassaforte, ma cosa siamo nel 1700? Beh, sempre che non si dimentica le sue parole chiave, se no, sayonara. Beh, preferisco ricordarmi 12 parole che nascondere una cassaforte da qualche parte, anche perché i tempi cambiano, oro. La gente si fida di voi? Ma certo, ho una storia, sono tradizione, la gente mi conosce e si fida di me. La gente si fida anche di me. E sai perché? Perché blockchain è sinonimo di trasparenza. Con me non c'è nulla da nascondere. Sì, ma sai cosa manca nella tua blockchain? Il tocco umano. Amico, mi sa che non hai ancora capito perché sono nato. Quindi, chi è la vera riserva di valore? Beh, se cerchi stabilità, la scelta è ovvia. Lo siamo tutti e due alla fine. Se punti a conservare il tuo capitale, puoi optare per me, per lui o per entrambi. Mentre se cerchi libertà, trasparenza, velocità e innovazione, sai chi preferire.